Sono 3-4 partite. Bella ragazzi, Halo Infinite, il grande mister. Ciao mister. Marco Dram 2746. Ok, tu qua sei come mister o come sei? Misteri. Sì. Bello blu. Ok, bisogna... Ma che cazzo di arma è? Scusa che... quell'arma. Adesso ci starà giocando chi è bravo. Qua saltellano. Qua saltano e quando saltano non riesco tanto a giocare. Infatti tutti Call of Duty dove c'era la questione di saltare non li ho mai fatti. Però quel tipo davanti mi ha saltato sul muro e poi è venuto. Mi ammazza mentre mi spara, mentre salta, io non ce la faccio a mirarli. Sono un vecchietto. A livello grafico è bellissimo. Forte. Quando mira che è un po' strano. Però è tutta una questione anche di joystick. È anche una questione di... Dai cazzo, ma perché non muore? Perché non muore? 4 colpi. Lucia di scudo. Cazzo di arma mi ha dato adesso? No, lì è fratello. Dai, sì, vabbè. Va bene. Le armi pesanti. Però mi piaceva di più l'altra modalità con la mia arma, perché la mia arma era un bel fucile. Mi piace di più la modalità con la mia arma. Vedi che saltano? Cazzo se saltano. Guarda dove saltano, va. Sta di merda, gli ho dato un pugno per ammazzarlo, un pugno ho dovuto dargli. Sono avanti di tanto loro. Cazzone di merda. Va come salta, dai, che ridicolo. Bene. Bello. Bellissima arma. No, dopo fai la modalità, quella quell'arma fissa che io preferisco. Sì, no, queste le odio. Poi quelle dei nemici li odio proprio le armi. Sì, ma stanno sul cazzo. Fanno gli spari gialli, non si vede il cazzo, non fagli a terra. Ma va, non muore, cazzo.
sei più in testa. Ma porca miseria. Ma chi è che mi ha ammazzato? Dai! Dai! Ma con lo scudo mi ha dato un pugno e sono morto! Ma non c'ho gli scudi io! No, io devo giocare a Farming Simulator. Mi ha stressato sti giochi. Devo giocare a Farming Simulator. Davvero. Ma giuro, eh. Vabbè, ma dai! Sì, è morto anche lui. Ma non c'ho gli scudi io, scusa. Non ce li ho io gli scudi. Come cazzo è che mi danno un pugno e mi ammazzano? Con lo scudo massimo? No, col pugno, col pugno. Ma non mi è arrivato colpi che mi stavano sparando? Cioè, ti arriva il colpo e non lo vedi? No, il razzo mi ha ammazzato a me, lui, quello prima. Quello prima, lui ha dato solo un pugno. Ero lì davanti, mi ha dato un pugno, basta. E sono morto. Com'è possibile? Non ti fa vedere che ti spara? Va. Già ho tirato un pugno io, niente. Vabbè, dai. Hanno uno schidione. Quattro colpi ho dovuto tirargli. Quattro colpi. Questo penso che è un fucilozzo da paura. Ma come mai si è rialzata la barra, scusa? 39-47, non stavo mica vincendo o perdendo. E quindi? Restano 5 minuti. Ok. Non è che campare non camperare. Il problema è che ci vengono a cercare. Tanto sarà la stessa merda, però. La madonna, quello cosa che c'ha? Pensavo che era una roba fighissima. Tu pensa che sono a non sono neanche a livello 1 della stagione? Quattro uccisioni, 12 morte. Stai facendo tu? No, invece un gioco pazzesco, mister, che lo stiamo prendendo in mano io e l'amico Lucas e Lorenzo, e quello ci giochiamo ed è fichissimo, c'ha tipo 30 mappe. Si chiama, l'ho fatto l'altro giorno, che se non l'hai riscattato col Plus costa 4,99€, mi sembra, che lui l'ha comprato perché non ce l'aveva. Aspetta che ti dico come si chiama. Left 4 no, scusa, aspetta, no, fammi vedere perché sennò Blood 2 no, aspetta, Killing Floor 2. Ce l'hai? Scaricalo allora sulla Play. Ci giochiamo. Ma l'hanno cambiato tutto. L'hanno cambiato tutto. Graficamente di... Beh, comunque adesso l'hanno migliorato. Ci sono tipo 30 mappe. È veramente bello giocare in coop. Sto giocando con questi due ragazzi. Tanto era gratis in Plus. Possibile che l'avano dato? Oh, mi ricordo male io. Era gratis, no? Adesso, ma sai proprio che ci ho giocato tipo 2 ore quell'altro giorno con loro. Nessun scatto. Graficamente l'hanno migliorato tantissimo. Ma hanno detto loro che ci giocano. Beh, se tu ci giocavi tanto, adesso te ne accorgerai. Te ne accorgerai se è migliorato. Se fa schifo a cazzo.
E uno su B. Ma adesso mi ha fatto vedere che è tipo uno che fa tipo bianco e... Perché non rigenera sta merda? A parte che questo fucile è quello base, quindi sarà una merda precisa. Ma va come salta, va come salta! Io quando salto non riesco, ragazzi, scusate. Non riesco a puntare, saltellare, andargli dietro e correre, non ce la faccio. Una cosa più. Lo so. Da un chilometro. Vabbè. Ho una carenza di farming simulator stasera, impressionante. Tranquillo. Ma ultimamente mi stanno stressando troppo sti giochi, non ce la faccio più, cazzo. Farming è bellissimo. Mimetizzazione attiva in arrivo. Sappiamo che piacciono i giochi simulativi, tranquilli. Sto facendo di quei trofei pazzeschi. Mimetizzazione attiva disponibile. È bellissimo, ti metti dietro, fai il tuo campo, non deve... devi sparare a nessuno, non devi correre, non devi arrivare primo, non devi... Ma vaffanculo, sto testa di cazzo che è scivolato giù. Oggi ho fatto un gioco nuovo, che l'ho preso, il Point si chiama. Va, non me muori. E poi l'hai ammazzato tu, bene. Ho sparato mezz'ora. Bello. Granate a frammentazione acquisite. La roccaforte Charlie è persa. Bene. Sto la giocando con Kevin. La roccaforte Bravo è persa. La squadra avversaria sta ottenendo punti. Dai. La tua squadra sta ottenendo punti. Ciao. Il nemico ha conquistato Alfa. Caldo. La squadra avversaria sta ottenendo punti. Sì, film, Domani c'è Dune, su Sky. Ah, è venuto su Vittorio, sta dicendo che domani c'è Dune. È un film fighissimo. Dune, sì, visto. Sì, ma lui è bravo, io faccio cagare qua. La roccaforte Alfa. Ha detto nostra. Perché non gli rispondi, mister. Bravo è nostra. No, Vittorio ha detto a mister perché non gli rispondi. Dopo viene a giocare a Minecraft, penso che vada a letto, però. Dopo vai a giocare Minecraft. Domani mattina. Sì. Penso se si sveglia. Però, Vito, dobbiamo svegliarci presto adesso. Di solito ci svegliamo a mezzogiorno, cazzo, sto. Di 10 giorni. Sì, sì. A metà dell'opera. La roccaforte Bravo è persa. Se ci vuoi domani mattina c'è, ok, mo? Vito? Non mi hai risposto. Sì, ha capito. È caldo, siamo. Oggetti potenziati. Grazie. Ora disponibili. Il nemico ha conquistato Alfa. Il nemico ha ferito. Abbiamo conquistato Bravo. Porca puttana. Dai, cazzoide. Niente. No. Sì, l'ho ucciso. Mi ha ucciso anche lui, però. Vabbè. Mi piace di più Call of Duty, dico la verità. Mi sembra meno frenetico Call of Duty. È meno confusionario e veloce il Call. Mi piace di più il Call. No, sto paragonando i due giochi, dico uno è più bello dell'altro, detto che a me piace di più giocare a Call. Yes. No, assolutamente no. Poi non mi trovo col pad io. Amico mio, quando arriverai a avere 43 anni è un problema che ti viene da sboccare quando c'è frame rate basso, poi ne riparliamo. Ah,
Cazzo! Gli abbiamo sparato in 50, c'è ancora metà vita, ma vaffanculo, va! No, sto gioco qua mi sta sui coglioni. No, ragazzi, non è che mi sta sui coglioni il gioco, è che è troppo competitivo per l'orario in cui stiamo facendo stasera. Che sto merda non muore. E fammi capire perché non muori. Oh, minchia, due bombe gli ho dovuto... Che bombe gli ho dovuto sparare. Abbiamo conquistato Charlie. Sapete, ragazzi, che Marco Brown porta tutti i giochi e gli piace tutto, Mettelo, sappiatelo. Ma... Questo qua è uno merdoso che... Ah, no, no, non è... Ma dove cazzo è? Ma dove era che non c'era nessuno? Ma si mimetizzano qua, diventano trasparenti. C'è qualcuno? C'è qualcuno che diventa trasparente? Conquistato Bravo. Anche se tu sei bravo, devo farti conoscere il mio amico Mario, lo zio Mario. Lui è sempre primo quando gioca su Xbox. Mi piace questo, gli piace anche Forza Horizon, mi chiama anche di brutto. Adesso prenderà quello lì difficile, come si chiama? Elden Ring. Lo prende per la Play, così giochiamo insieme. Invece di prenderlo per la Xbox. Ma perché a te non piacciono, non piacciono i Souls likes. Invece per fortuna lo prende anche lui, almeno riusciamo a... Ma dove cazzo sei, pezzo di deficiente? Ha fatto un disastro questo qua. Cosa? Riesce, è anche bravissimo. Io non riesco a essere così bravo. A volte anche oggi stavo portando un altro gioco, si chiama Hellpoint, sul canale, l'ho portato oggi, che è sempre questo qui, è un Souls però nello spazio. Il nemico ha conquistato Alpha. Questi sono i giochi, la gente diventa matta adesso per Elden Ring. Mi piace gente che diventerà matta. Grazie, ma Elden Ring, guarda che l'ho preso digitale, puoi far scaricarlo anche tu sulla Play 4. Oggetti potenziati sul campo. No, non è solo questo. No, Vito, dico che l'ho preso io sullo store. Quindi non è a disco, possiamo giocarlo in due. Io lo scarico per la PS5, lui lo scarica per la PS4. Anzi, in teoria possiamo giocare anche insieme, sai? Tu, io e c'è anche lo zio Mario. Lo zio Mario è bravo in questi giochi qua. No, non è nostro zio, lo chiamo zio Mario. Non è nostro zio, uno che si fa chiamare lo zio Mario, diciamo. Il nemico ha conquistato Bravo. Il nemico ha rotto i coglioni. Mamma mia, ragazzi, che bordello. Non finisce più sta cazzo di partita. Io c'ho il, te l'ho detto più di una volta, c'ho il simbolo della live dove c'è ABC, non vedo un cazzo. Cioè il quadratone della live mi dice quanti minuti lo sto facendo, quante persone vedono, l'audio, queste cose qui. Invece sulla Play non viene fuori, quando tu sei in live non ti viene fuori niente. Mi viene fuori solo quante persone ci sono, ma come informazione... Senza... Sta ottenendo punti. Attenzione partita. Vittoria. No, madonna, non vieni. Beh, le basi le ho prese. Tu sei blu? Vai che arrivo forse al primo del pass. La facciamo? No? E grande Dram, stagione 1, primo. No, allora Call of Duty non ero riuscito a fare il pass, quindi non l'ho comprato. Allora possiamo giocare a COD, sinceramente.
Perché io dovrei farmi, mi sembra, 200-300 soldi per poi posso comprarlo. E quindi non l'ho comprato, ho fatto. E invece ho comprato il pass di. Io ho comprato il pass di Hot Wheels, bellissimo. Bellissimo. Mi ha dato 5 macchine. Sì, 5 macchine di. Sì, ti vedo. Meno. Siamo in due. Io sono seduto, tu sei in piedi. Il pass di Hot Wheels, che praticamente nel pass c'era tipo una bordellata di soldi, sono riuscito a comprare cassoni e macchine. Le ho praticamente tutte quelle del gioco. Poi quando uscirà l'altro pass, Season Pass, ci saranno quelle nuove. E poi ne hanno regalate tipo 6 o 7. E in più in questo pass qui, oltre a darti soldi, gadget, robe per mettere in cameretta, perché tu hai la tua cameretta, puoi addobbarla come vuoi, puoi progettarla come vuoi, ti dà piste, ti dà pezzi in più per poter crearle e poi ti dà 5 macchine. Però non è che te le regala, cioè tu col pass hai 5 macchine, no, devi sbloccare il pass per avere le 5 macchine. E quando finisce il tempo del pass, tu praticamente come se hai pagato e quelle macchine non te le dà. Quindi devo per forza tutti i giorni sto giocando adesso a Twitch. Bellissimo. Conquista la bandiera. Però sono arrivato a un punto, cazzo, che c'è tre gare che non riesco a farle. Non è il platino, è solo per finire il gioco. Cazzo, ci sono tre piste, ragazzi, oh. Devono sempre fare le cose così. A un certo punto poi devono fare le cose complicate, Un classico. No, ancora Conquisti la loro nessuno. bandiera e difenda la nostra. No, la bandiera. Granata a frammentazione partita. Mi piace. Repulsore ottenuto. Ho raccolto il rampino. Un altro caduto. Ma quando si muore, si muore? È uscito allo scoperto. L'hanno presa. Ma torna la bandiera, sempre così coglioni, è già consegnata? Non va. Il portatore nemico è uscito allo scoperto. È sempre Nemico così. ha conquistato la tua bandiera. Allora, vedi, no, c'è sempre uno qui, se no non c'è nessuno, e poi va là e la prendono, ovvio. Io sto qua in base, cosa ti devo dire? Dove c'è la roba, almeno se arrivano, spero di ammazzarli, anche se arrivano da tipo un 3. Di solito qui quando arrivano tipo in tre. Sovrascudo in arrivo. Eccolo qua, bastardo. Ma che cazzo mi hai dato? Cosa mi hai dato? Un colpo performante. Vaffanculo lui e pugno. Vabbè, però non l'ha presa. Ne arriva un altro. E tra l'altro sta sparando. Dentro quella torre lì di fianco, però non. Pezzo di nessuno. Dove che parte? Armi potenziate in consegna. Due a sinistra. Armi potenziate sul campo. Bandiera nemica in mani alleate.
Bastardi, un cecchino, non so cos'è, l'ha presa, mamma mia. Vabbè, in tre sono arrivati. Giusto, 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 in tre. Hanno preso la bandiera, erano in tre. Bandiera nemica riportata. Vitoli. Ho un nemico addosso. Il nemico ha conquistato la tua bandiera. Dai, l'ha consegnata. Dai, vabbè, dai, in due non c'è un momento in cui sovrascudo disponibile. In tre e due a difesa. Dai, non c'è verso. Non fa niente ragazzi, comunque graficamente fatto molto bene e un bel gioco. Non è nei miei canoni ultimamente. Hanno preso la bandiera alleata. Il portatore nemico è uscito all'uomo. Ecco, sì, vai. Cosa ha lanciato qua? Qualcosa che esplode. Ci sono anche cose che lanciano. Belli proprio. Un altro caduto. Sempre questo il discorso, però non riesco a capire che loro sono sempre il nemico ha conquistato la tua bandiera. Forse sono riuscito a ammazzare uno alla fine, bianca, verde, rossa, che è la bandiera dell'Italia. Va bene ragazzi, sto gioco è fantastico, eh? Poi io vi porterò anche tutto il la storia sul canale prima o poi. C'ho altre robe da fare e niente ragazzi, io vi saluto, ciao mister, ci vediamo alla prossima, stammi bene amico, ciao, notte e ciao a tutti. Ciao ragazzi, mi raccomando di seguire su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, anche se non lo uso tanto, Telegram, ma la cosa più importante del mondo è che voi dovete andare, attivare la campanellina, mettere un mi piace, commentare e portare gente sul canale live. E ci vediamo magari tra poco.